Salve a tutti, eccomi qua di nuovo. Per chi non mi conosce, sono Carla e siamo al programma Zuccherando Kids. Vi ricordo che l'idea principale del programma è dare delle idee di decorazioni di dolci, di torta, per realizzare insieme ai vostri bambini, una zia, una nonna, una mamma, realizzare il tutto con i bambini per divertirsi e giocare insieme. Ok? Oggi realizzeremo la decorazione su dei semplici plum cake. Visto che siamo già a dicembre e è già un periodo di Natale, il clima di Natale si trova già nelle strade, con le luci, con delle piccole decorazioni e belle, perché io ho fatto un giro con i miei figli per la città e si sono anche divertiti. Approfittiamo già questo clima e facciamo dei plum cake, uno con l'alberello di Natale e l'altra col faccina di Babbo Natale. Vi dimostro come fare. Per realizzarli avremo bisogno di tanti piccoli ingredienti. Vediamo allora. Inizialmente semplice plum cake, un coltello da cucina, una qualsiasi marmellata o crema da spalmare, io oggi ho preso la marmellata di fragola, pasta da zucchero in diversi colori, rossa, bianca, rosa, verde, marrone e gialla, un piccolo mattarello, l'amido di mais, colla alimentare, perline di zucchero nere, gocce di cioccolato, dei confettini colorati, questo qua abbiamo i famosi M&M's, dei tagliapasta a forma di cuore, tagliapasta d'espulsione a forma di stella, delle forme in carta a forma di cuore. Inizieremo dal Babbo Natale. La prima cosa, prendere i plum cake. Ho lasciato per aprire, esattamente per farvi vedere che sono quelli confezionati, che piacciono tantissimo a mia figlia. Allora, prendiamo un plum cake. Vi ricordate la procedura che abbiamo fatto con i cupcakes? Di tagliare la parte di sopra, la stessa cosa, esattamente per rendere la decorazione un po' più uniforme. Con questa parte, quello che non vi ho detto l'altra volta, è che possiamo utilizzare esattamente queste rimanenze per fare i cake pops. Vi ricordate la prima puntata? Ecco, perché non riapprofittare il tutto per creare altre cose? Sicuramente i bambini si divertono. Abbiamo tolto la parte di sopra. Ora andiamo a spalmare una qualsiasi crema, in questo caso proprio qualsiasi, la Nutella, una crema pasticcera, una marmellata. Io ho preferito la marmellata perché quelli là avevo già realizzato con la Nutella. Poco, non tantissimo, esattamente solo per far aderire la pasta, senza esagerare, anche se ai bambini piace sempre esagerare, principalmente quando si tratta di Nutella. Ok, abbiamo fatto. E ora lavoriamo con la pasta di zucchero. In questo caso vi ripeto, la rosa, la bianca e la rossa. Inizialmente prendo la rosa e vi ricordate? Capogiro. Perché? Esattamente per proteggere la pasta di zucchero dall'aria, per non far asciugare troppo, e la lavoro. La puntata scorsa non vi ho parlato più di tanto delle paste di zucchero, però ora vi accenno un pochettino. Allora, esistono diversi tipi di pasta di zucchero. La differenza iniziale, base, è che esistono due tipi di pasta di zucchero, una che si chiama pasta da zucchero da copertura e un'altra da modellaggio. La differenza è esattamente il nome,
copertura usiamo per rivestire un qualsiasi cosa, e modellaggio per fare il modeling è per modellare, per fare dei pupazzetti, per fare degli oggettini e così via. È ovvio che quando giochiamo con i bambini non andiamo a preoccuparci di questa differenza, perché loro non è che a loro non è che interessa e non li cambia più di tanto nella lavorazione, anche perché se andiamo a comprare dei semplici panetti al supermercato troviamo solo quella pasta di zucchero jolly, io le chiamo jolly, che servirebbero sia per copertura che per un semplice modellaggio. Proprio che se parliamo di un modellaggio più avanzato dobbiamo andare a comprare una ottima pasta di zucchero di modelling, ok? L'abbiamo riscaldata, vedete il punto chewing gum che abbiamo parlato l'altra volta, l'altra puntata? Per chi non l'ha visto, il punto chewing gum, io lo chiamo punto chewing gum, esattamente perché così i bambini capiscono, è quando la pasta di zucchero, dopo aver lavorato tantissimo con le mani, si sfila così tanto che ci dà il punto esatto che è pronta per lavorare. Rifacciamo per chi non l'ha vista. È il punto chewing gum, che sì, è flessibile, elastica. Allora, mettiamo un pochettino di amido di mais, esattamente per non appiccicarsi sulla superficie, e la stendiamo con un semplice mattarello, con dei movimenti avanti e indietro. Allora, questo mattarello si trova sul mercato facilmente. È interessante averlo per giocare con i bambini per tanti motivi. Prima perché è piccolino, è leggero. Questo materiale è molto igienico e non è come il legno, che a volte ci sono dei segnetti che andrebbero a rovinare, ossia la pasta non verrebbe così liscia, ok? E l'ultima cosa interessante di questo mattarello è che ha questi anelli, servono unica e esclusivamente per dare lo spessore della pasta. In questo caso, siccome andiamo a fare il faccino, ho scelto il rosa, poteva essere anche un avorio per fare il colore della pelle. Andiamo a mettere il plum cake lateralmente alla pasta, solo per sapere la misura più o meno di come dobbiamo tagliarlo. Abbiamo tagliato sopra e sotto e andiamo a tagliare lateralmente. No, perché questa è un'operazione approssimativa, non è che possiamo qua fare la perfezione esatta. La prendiamo, cerchiamo di togliere le punte, anche col dito, anche perché la pasta ora è morbida. Vediamo, possiamo diminuire un pochettino. Bianca e la lavoriamo. L'importante della pasta è dare questo calore proprio delle mani. Infatti dipende molto dalla temperatura corporea se uno riuscirà a lavorare meglio o non tanto bene la pasta di zucchero, perché ci sono persone che hanno la temperatura proprio delle mani molto fredda e diventa non impossibile, però un po' più difficile lavorarla. Niente è impossibile, solo se davvero a uno non piace e non vuole farlo. Allora, la tecnica che usiamo per fare queste due decorazioni oggi, io la chiamo tecnica dei cuori. Io vi ho fatto vedere il tagliapasta a forma di cuore. Qua io ne ho due, ma solo per farvi vedere tanti modellini che ci sono in giro. Io oggi userò questo, preferisco usare questo, anche se qualsiasi cuoricino. Il bello è che la forma a cuore
troviamo quasi ovunque, in qualsiasi giocattolo, del DAS, si trova una formina di cuore, o si trova anche sul mercato le formine semplici, le forme base, e il cuore è una delle forme base anche per fare biscottini, cose varie. Allora, l'idea è che costruiremo il faggino di Babbo Natale, sia la barba, sia il cappellino, con lo stesso tagliapasta. E questo è il carino, è far vedere ai bambini che di un semplice cuore può uscire tante altre cose. Basta avere un piccolo accorgimento e tanta immaginazione e creatività. Allora, vi faccio vedere che la pasta bianca, secondo me ora, è un altro pochettino, vedete che si rompe di scatto, allora dobbiamo lavorare un pochettino di più. Allora, stendiamola, un pochettino di amido di mais, ripeto, solo per non far aderire, appiccicarsi la pasta sulla qualsiasi superficie. Qua io ho scelto di lavorare sui tappetini in silicone, però lì dipende di cosa uno ha o non ha a casa. Basta che qualsiasi superficie, evitando le superfici di legno, si venga a mettere l'amido di mais. Alcuni preferiscono utilizzare lo zucchero a velo, è anche una scelta personale qui. Io preferisco l'amido, e aprirla, stendere la pasta per cercare di farla uniforme. Ora è bella liscia, uniforme, e andiamo al tagliapasta. 1, 2. Allora, noi avremo bisogno di solo uno. Io preferisco sempre fare 2, perché caso si sbagli abbiamo già fatto la scorta. E prendiamo delicatamente questo cuoricino. Allora, prendiamo una spatolina, un coltellino, e tagliamo. Vediamo se riusciamo a avvicinarsi, si vede? E tagliamo i baffi facendo un mezzo cerchio, non dritti dritti. Vediamo se riesco a farlo vedere. E 2. Non ho tagliato dritto, ho tagliato curvato, facendo una piccola curvatura. Questo qua andiamo a appoggiarlo, allunghiamo con le mani. Col dittino passiamo per togliere le eventuali sbavature e lo appoggiamo qua. È la stessa cosa con i baffi. La parte di sopra del cuore allunghiamo la punta per fare la fine dei baffi. Un po' rialzata lì, va a piacimento vostro, ok? E lo lasciamo qui. Andiamo a lavorare il rosso per creare l'altra parte qua. E la lavoriamo. È sempre importante cercare di pulire i bordini, perché abbiamo tagliato un'altra pasta e a volte rimangono dei piccoli pezzettini. E tagliamo 1. Qua realizziamo la stessa procedura. Un piccolo taglio curvato per togliere la parte dei due cerchi. Questo dovete far capire ai vostri bambini. La cosa interessante è che è da un cuore che si può creare due cose diverse, completamente diverse. Qua non abbiamo bisogno di allungare la parte di sotto, bensì la parte di sopra. Andiamo a tirare un pochettino. Approfittate che la pasta ora è morbida, allora si può tagliare. Oh.
pigliamo la puntina. Vedete, già si intravede il cappellino. E mettiamo qua. Con la parte di sotto, che è avanzata, cerchiamo di... approfittiamo tutto. Di continuare il cerchietto per fare la bocca. Ora dobbiamo fare la pallina di sopra che va nel cappellino di Babbo Natale. Allora, io ho il tagliapasta a cerchio piccolino. Se volete fare una pallina ancora più piccola, potete usare anche un pezzo di canuccia tagliato. Filate qua. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. O se no, prendete un rigatone. Venite con il rigatone e tagliate. Usate l'immaginazione, non sempre è necessario comprare tutti questi attrezzi. Fine dei conti, ci stiamo divertendo con i bambini. Stimolate anche a loro questa creatività. Qua nel caso io, avendo il tagliapasta, faccio la pallina. E l'ultima dettaglio che ci serve è la striscia del cappellino, la striscia bianca di Babbo Natale, cui possiamo farla dritta, tagliare una striscia qua e poi andare a misurare e incollare qua, o possiamo farla rotondina, oh, the mistletoe, cercando di essere il più uniforme possibile. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas. Prendiamo la barba e andiamo a appoggiarla. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Prendiamo un cappellino e andiamo a appoggiarlo. Allora, qua abbiamo bisogno della colla alimentare. Allora, facciamo così, o anche senza la colla alimentare, con un semplice pennellino e un pochettino di acqua, perché in questo caso è poco, possiamo col pennellino e l'acqua, senza che di usare la colla alimentare, perché a volte diventa più difficile, uno semplice, se il dettaglio è piccolino, possiamo usare l'acqua, ok? Gli occhietti, io vi ho fatto vedere due soluzioni, o le perline nere, o anche le goccine di cioccolato, o anche se mettiamo le goccine di cioccolato per diventare ancora più divertente, o anche se uno ha la pasta di zucchero nera, si fanno delle palline piccoline nere e si poggiano. Io sto solo poggiando esattamente per vedere se il complesso mi piace, poi andiamo a incollare un pochettino da sotto. Vedete? Mettere un pochettino di acqua sotto perché mi piace la composizione e andiamo a incollare un pochettino. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight,
how I'll hate going out in the storm. But if you E manca, è mancata una cosa. Il nasino. Prendiamo un pezzettino di pasta rosa e facciamo una pallina. We're still goodbye. As long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. E abbiamo il nostro Babbo Natale. Vi piace? A me tanto. È carino. Sicuramente ai vostri bambini piacerà tantissimo. Qua abbiamo messo gli occhietti con gocce di cioccolato. Potete mettere anche altre cosettine. E lasciamo qui. E andiamo a realizzare il nostro secondo plum cake decorato a tema di Natale. La procedura è la stessa. Riprendiamo il nostro plum cake, coltello da cucina e tagliamo la parte di sopra. Weather outside is frightful, but that fire is delightful. Con questa rimanenza possiamo fare i nostri deliziosi e gustosi e divertenti cake pops. Riprendiamo la marmellata e spalmiamo al di sopra. The lights are way down low. So let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But vi do anche un'altra idea. Per fare la decorazione sul plum cake, se non avete il tagliapasta a forma di cuore, vi ho fatto vedere all'inizio delle semplici forme di cuore in carta. E vi insegnerò come utilizzare queste carte, visto che uno a volte non ce l'ha. Prendiamo pasta da zucchero, verde, gialla e marrone. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping. And I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Come potete vedere, sono tre misure diverse. I'll hate going out in the storm. Io prendo la misura più grande in questo caso che ho utilizzato. Un semplice ritaglio di una forma. Prendiamo la forma e andiamo a ritagliare. Qui è un lavoro di coordinazione motoria per i bambini. Sicuramente gli piace di più utilizzare i tagliapasta, no? È più divertente, anche più facile. Però i bambini più grandetti, che vogliono riuscire a fare, vogliono dimostrare che sono capaci, è anche interessante. Una, due, la terza un po' più piccola. Io non ho fatto la formina di carta esattamente per farvi vedere i trucchetti, no? A volte non abbiamo una cosa e diciamo non possiamo fare. No, prendete la forma che avete della più piccola, segnatela, toglietela e ci rimane l'impronta. Vediamo se riesco a farvi vedere l'impronta. E andate a ritagliare utilizzando il limite di quella e ritagliare un po' più piccolo. Fire is slowly dying. And my dear, we're still goodbye. Long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Queste decorazioni possiamo realizzare anche su una torta, lateralmente se la torta è alta o di sopra se è una torta. Allora prendiamo ognuna, passiamo il ditino sempre per togliere quelle piccole sbavature. Qua sempre col coltellino, con la spatolina, facciamo il disegno di un vasetto, un piccolo rettangolo con un
una drite di sopra per far sembrare il tronco dell'alberello, o potevamo fare un semplice tronco, il piedino dell'alberello, no? Qua va immaginazione anche del bambino. Yes, it's Christmas, thank God it's Christmas. Mettiamo il nostro vasetto, fuoriuscirà un pochettino, ma è bello anche così. Qua non abbiamo bisogno di passare colla, acqua, niente, perché abbiamo prima messo la marmellata. Prima uno, il più grande. Dopo, qua se vogliamo mettiamo un pochettino di acqua. Yes, it's Christmas, thank God it's Christmas. E così abbiamo il nostro alberello. Prima ho realizzato piccole palline con la cannuccia. Qua possiamo usare delle palline, delle perline già pronte, confezionate, che possiamo comprare e mettere. Sono le palline argentate e così fare. Per diventare più gustose per i bambini, io in questo caso ho pensato di mettere i deliziosi M&M's. Mettete un pochettino di acqua. Vi avevo detto della stellina. Possiamo anche fare la stellina, vedi? La pasta di zucchero gialla e il tagliapasta a forma di stellina, come in questo caso ho fatto qua. Qua, solo per cambiare un pochettino, ho messo l'M&M giallo. Possiamo anche utilizzare altri colori di pasta di zucchero e fare tutto a stellina. Lì va della creatività e del desiderio del vostro bambino. Loro sicuramente si divertiranno. E in questo caso, immaginate anche con la Nutella di sopra, uvi, si divertiranno anche a mangiare. Ecco qua, allora, le nostre realizzazioni di oggi. Approfittiamo questo periodo di Natale, perché è anche un bellissimo periodo per trovare armonia, per trovare la gioia anche dentro le famiglie. E anche i nostri bambini, è importante che loro abbiano questo spirito di Natale, lo sentono in tutti gli effetti. Allora, prima di chiudere, ricapitoliamo gli ingredienti insieme. Plum cake anche confezionati, marmellata di fragole o qualsiasi altra crema, amido di mais, mattarello, decorazioni varie come le perline nere, come delle gocce di cioccolato, come gli M&M's, pasta di zucchero, rosa, bianca, rossa, verde, gialla e marrone, cola alimentare, un coltellino da cucina, tagliapasta a forma di cuore, delle formine a forma di cuore, un tagliapasta a forma di stella ad espulsione. Allora vi saluto, buon divertimento, buon inizio di mese di Natale e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!